Buongiorno, Salvo Russo, Tappan, volontariato civico. Quella che vedete alla mia spalla è una buca che è in queste condizioni da diversi mesi, segnalata tantissime volte, senza che nessuno da parte dell'amministrazione comunale sia mai intervenuto. Nei giorni scorsi la pioggia l'ha ulteriormente fatta aprire ancora di più. È in un punto molto trafficato, qui siamo noi in via Algeri, la buca è dopo una curva e quindi di fatto invisibile. Con il nostro volontariato civico potremmo intervenire e nel giro di 24 ore dalla chiamata il pericolo non ci sarebbe più. Purtroppo l'amministrazione comunale di Siracusa non vuole che il nostro volontariato civico gratuitamente metta in sicurezza buche stradali. C'era un'azienda pagata 321.000 euro che una volta incassati i soldi è scomparsa. A questa azienda il comune di Siracusa ha dato anche il bitume, scomparsi. Rimangono le buche, questa è una delle migliaia di buche presenti in questa città, senza che l'amministrazione comunale di Siracusa intervenga. Tutto questo è davvero scandaloso, perché ripeto, ci sono cittadini che potrebbe mettere in sicurezza questa e migliaia di altre buche, coperti da apposita polizza assicurativa, formati per farlo, ma soprattutto a costo zero per le casse comunali. Continuate a fare segnalazioni, valuteremo se recarci sul posto e non fare nulla, perché non siamo, ripeto, autorizzati a farlo, oppure, come mi ha chiesto ieri un cittadino, sensibilizzare in maniera alternativa. Qual è la sensibilizzazione? La tappiamo e dopo averla tappata la riportiamo com'è. Utilizzando un telo la tappiamo, la mettiamo in sicurezza. Ovviamente l'ideale sarebbe che ci fosse un'amministrazione comunale che, oltre a sperperare denaro pubblico, pensi a risolvere le problematiche dei siracusani. Un giorno in questa città ci sarà un servizio che entro 24 ore della chiamata interverrà nel risolvere le piccole e grandi problematiche dei siracusani. Questa un giorno diventerà una città meravigliosa. Ciao da Salvo Russo.